La Riviera dei Cedri e la costa tirrenica meritano un collegamento ferroviario veloce e comodo. RFI ha l'obbligo di relazionarsi, di confrontarsi con i territori e di spiegare perché è preferibile un tracciato che perfori due parchi nazionali piuttosto che uno che in via diretta segua la linea costiera e arrivi direttamente a Reggio Calabria. Noi siamo partiti dal salvaguardare la fermata di Scalea non per campanilismo, ma per difendere la viabilità e la mobilità sull'intero territorio costiero, che lavora di turismo e che ha bisogno di collegamenti rapidi e veloci. Come Consiglio Comunale abbiamo già deliberato in tal senso e abbiamo intenzione di istituire una commissione insieme agli altri sindaci, agli enti Parco del Pollino e Parco della Siria alla provincia di Cosenza, per chiedere a RFI, al governo regionale e al governo nazionale una interlocuzione chiara che dia la possibilità di muoversi agevolmente alle popolazioni di questo territorio e non rimanere isolati dal resto d'Europa.